Partiamo con il botto, visto che l'ascensore non fa e devo fare 4 rampapiedi. Nonostante ciò, ciao ragazzi, sono Aurora e questo è un nuovo video. Quest'oggi vi porto con me in un vlog day università. Vero che ti sposerai? Ti faccio tanti cari auguri se non vengo. Non vi ho fatto vedere il mio outfit, ma perché l'ascensore era bloccato e in caso mi sono scordata di farvelo vedere comunque. E così... cosa capirete? Nulla, quindi dopo ve lo faccio vedere meglio. Stamattina non ho lezione, però cosa facciamo? Devo fare un po' di giretti, tra cui in primis andare alle poste a fare la ricarica. Nelle mie note del telefono ho tutto la do list da fare, baffi e sopracciglia già l'ho fatti. E ora devo andare a ricaricare la carta. Poi in realtà nella mia agenda personale abbiamo la lista delle cose più estese da fare. Quindi ora prendo la mia bici e andiamo. Sono arrivata alle poste, ma praticamente sono il numero 58, non so se lì dentro potete vedere che siamo al numero 41. Visto che ho più di 17 persone avanti, penso che me ne ritorno a casa, o meglio, ho pensato che devo trovare un bar dove fare ricariche. Ok, ho ricaricato la carta, quindi ora acquisto subito i biglietti per tornare giù a casa e per ritornare su a Milano di dicembre, così pago poco. Cioè, comunque spero di risparmiare Arezzo, Milano-Arezzo. Ho acquistato i biglietti e ora, per festeggiare, ho trovato questo posticino. Voglio fermarmi a prendere un caffè, poi ora vediamo cosa c'è all'interno e poi ritorniamo a casa. Alla fine ho preso questo biscottino qua perché il caffè ovviamente qui non lo fanno, visto che è tipo una panetteria, e infatti poi ho preso il pane. Allora on danse. Sto tornando ora. Back home. Ma grazie. Che bello! Io adoro questa discesa. L'amo follemente. Che gusto. Comunque stamattina sono molto felice. Non è che ho fatto chissà che, però ho fatto le cose che dovevo fare. Oh my gosh. Pane, che lo lasciamo qua. Ora ci spogliamo perché devo fare assolutamente una cosa per l'università che mi ha scritto una ragazza del mio gruppo. Quindi faccio velocemente questa cosa e poi guardiamo nella lista delle cose da fare, cosa devo fare effettivamente. E devo scrivere una cosa, ovvero, allora vabbè, nome. Ho finito la cosa che dovevo fare, quindi anche questa ora la spuntiamo. Questo è il mio outfit
andiamo in università. Sono esattamente le 5:12 a parte in Murales e io sto ritornando a casina. Piove, spiovicica, infatti mi devo un attimo muovere. Questa è la merenda prima di andare in palestra. Un bicchierone di acqua col limone. Poi in realtà questo l'ho fatto oggi perché abbiamo comprato stamattina il pane nuovo. E ora mi guardo una puntata di Netflix. Sono qui in camera perché di là c'è la mia coinquilina, quindi niente, sono qui. Allora, sono le 7:23 e noi abbiamo prenotato Pilates tramite l'applicazione della mia palestra alle 8:45. Quindi in realtà ho un'oretta vuota perché ovviamente parto verso le 7:20 per essere lì, verso le 8:20 per essere lì puntuale. E forse anche con qualche minuto in anticipo, perché io sono una ragazza che arriva sempre in anticipo, non so perché, per quale motivo, strano, anche se sono in ritardo, arrivo in anticipo, why no? Meglio così, secondo me, e perché io odio i ritardatari. Nonostante ciò, nulla. Adesso mi metto nel divano e guardo un po' di video su YouTube, cose del genere, niente di che. Vestiti come vi ho fatto vedere prima, ho messo sopra la tuta. Andiamo in palestra, ovviamente con il mio borsone da palestra e ovviamente con la mia bici. Allora, allora on chante. Allora on chante. Sono tornata a casa, sono le 10 alle 10, infatti ora prima di farmi una doccia veloce mi lavo, anche perché ho avuto Pilates e in realtà non ho sudato per nulla. Comunque la telecamera mi fa i capricci, mi si blocca la memory card. Qualcuno ha soluzioni? Allora, come cena veloce ho fatto pomodorini, un po' di feta, una carota e una vasa. Molto easy, molto italiana, i colori, dovrebbe esserci il verde, a parte ciò. E nulla. E insieme a ciò mi guardo Friends, che è la serie che guardo quando faccio tipo le cose un po' più easy. Allora, ragazzi, io qui ora lavo perché è un bel casino, ho anche le cose di quando ho fatto il tè oggi pomeriggio,
mi faccio una bella doccia, poi mi metto nel divano a editare, a guardare qualcosa su YouTube e nulla. Io mando un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi ovviamente sugli altri social, Instagram, TikTok, Snapchat, però non uso mai. E che dire, al prossimo video.